Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Raku e oggi siamo qui per un'altra puntata di UFUFUFU. C'è una cosa che ci fa scegliere le nostre cose preferite, una sorta di Battle Royale, e in questo caso il Battle Royale è per le serie TV. Sarà un turno di 64, quindi in teoria dovrebbero esserci 64 serie TV, anche se qua ci sono 65, quindi una verrà esclusa. Però va bene, eleggiamo la serie TV più bella di tutti i tempi, ovviamente gusto mio, e iniziamo subito. Snowpiercer contro Grey's Anatomy. Non ho visto nessuna delle due. Per la mole della serie scelgo Grey's Anatomy. The Umbrella Academy contro Shadow and Bone. Shadow and Bone, ragazzi, ho provato a vedere una stagione di sto schifo, lentissima, non ha senso. The Umbrella Academy tutta la vita. The Big Bang Theory contro Chicago Fire. The Big Bang Theory perché Chicago Fire non l'ho vista, comunque è una bella serie. Ok, cazzo, c'è Breaking Bad. Abbiamo un messaggio del vincitore, dipende dal mio mood nel momento della scelta. Bridgerton è una merda, quindi Breaking Bad. How I Met Your Mother contro Vikings. How I Met Your Mother perché Vikings non mi piace. Peaky Blinder contro Ginny and Georgia. Peaky Blinder. The Crown contro Outer Banks. The Crown. Non ho visto nessuna delle due di nuovo, però va bene. How to Sell Drugs Online, The Protector. Scelgo quella che ho visto, cioè How to Sell Drugs Online. Lucifer contro D.O.C. Scelgo Lucifer, D.O.C. non l'ho vista. Ragnarok contro Teen Wolf. Allora, Ragnarok l'ho vista, mi manca da vedere l'ultima stagione. Teen Wolf l'ho vista tutta. È più bella Teen Wolf, anche se Ragnarok comunque è fatta bene. E già che ho detto è più bella Teen Wolf, capite il mio livello di preparazione. Lupin, assolutamente qui. Sex Education contro Stranger Things. Allora ragazzi, a me Sex Education piace. Stranger Things secondo me è anche bella, l'ho vista tutta. Però è una serie TV proprio che ha sfacciolato. Millie Bobby Brown, che è la protagonista, non sa recitare, abbassa troppo il livello. Per me Sex Education assolutamente su Stranger Things, che esce al primo round. La Casa di Carta non l'ho vista, ma la scelgo comunque, tanto per, perché l'altra neanche. Castle contro Elite. Elite è una merda, scelgo Castle. The Originals contro Euphoria. Non ho visto nessuna delle due, però The Vampire Diaries la devo finire, quindi scelgo The Originals per partito preso, non lo so. Once Upon a Time contro Lock and Key. Lock and Key l'ho visto la prima stagione, quindi Lock and Key. Sabrina contro Dynasty Sabrina. Il livello delle serie TV non è altissimo, però qualche serie TV bella c'è. Mercoledì contro Queen Charlotte. Mercoledì, per Dio, Queen Charlotte. Orange is the New Black, assolutamente bella serie TV. The Vampire Diaries contro The Agonist. The Vampire Diaries. Friends contro Glee. Friends. Molto facili le scelte finora. Gossip Girl contro Narcos. Narcos, anche se non l'ho mai vista. The Summer at Home Pretty contro Dark. Assolutamente il mio amore, Dark. Dahmer contro One Tree Hill. Dahmer, esatto. Qua è molto molto veloce. Flash contro The Good Doctor. Scelgo The Good Doctor perché l'attore è quello di Norman Bates. Shameless contro The 100. E qua andiamo da uno scontro, tra virgolette, tra titani. La miglior serie TV di dramma familiare che ci sia fuori contro una serie TV che ha deciso di lucrare nelle ultime due stagioni, che erano completamente superflue, e poi di finire completamente di merda. Oddio, sto parlando anche di Shameless in realtà, però scelgo Shameless, assolutamente. Più bella di The 100. Black Mirror contro The Sandman. The Sandman è una bellissima serie TV, ma il confronto non regge contro Black Mirror. E infine, Anne with an E contro Riverdale. Riverdale è una merda. Anne with an E ho visto tutte le tre stagioni, e quando ho visto che è stato cancellato è stato un colpo al cuore, quindi Anne with an E. E qui si è fatto il tavolo per gli scontri grossi, contro come Lock and Key contro The Umbrella Academy. The Umbrella Academy, facilmente sceglibile. Reign contro Orange is the New Black. Orange is the New Black. Castle contro The Good Doctor. The Good Doctor di nuovo. How to Sell Drugs Online, l'altra non l'ho vista, quindi questa qui. Grey's Anatomy contro Black Mirror. Allora, se avessi visto Grey's Anatomy, secondo me qua sarebbe stata in teoria una scelta molto difficile, non avendo visto Grey's Anatomy, Black Mirror. The Big Bang Theory contro Shameless. Non me ne voglia, The Big Bang Theory ha rivoluzionato il mondo delle sitcom dopo How I Met Your Mother o Friends, però Shameless è più bella, assolutamente. Breaking Bad contro Teen Wolf. Allora ragazzi, io Breaking Bad lo toglierei, perché se no saprei già chi vince, ok? Quindi Breaking Bad lo toglierei. Ok, se siete arrivati a questo punto del video, sceglierei Breaking Bad, ok? Però mettere Breaking Bad è troppo, una spanna troppo sopra gli altri. Quindi in questo caso scelgo Teen Wolf semplicemente perché Breaking Bad vincerebbe. Quindi Breaking Bad è il vincitore, però scelgo Teen Wolf, perché se no sarebbe troppo facile andare a scegliere con Breaking Bad.
The Originals contro Hanno Pitani. The Original non l'ho vista, scelgo Hanno Pitani, tanto The Vampire Diaries ancora c'è. Terrificante avventura di Sabina contro Dahmer, non me ne voglia, ma non sono riuscito più a guardarla dopo un po' perché era diventata troppo insignificante. Quindi Dahmer, perché hanno fatto davvero un ottimo lavoro sia Evan Peters che Ryan Murphy. How I Met Your Mother contro Mercoledì, non me ne voglio di Mercoledì, ma il peso specifico è troppo più grande. Lupin contro Sex Education. Qui c'è un discorso da fare. Lupin è molto bella, ok? E Sex Education anche. Chi è che ha rivoluzionato però il, tra virgolette, il modo di fare serie TV? Dopo Sex Education sono cominciate a spuntare Euphoria, l'altra sui gay, l'altra, che si può dire, non lo so, Bippalo, non lo so. Sono cominciate a spuntare tantissime serie TV. Sex Education è stata proprio la prima. Invece di serie TV gialle ce ne sono tante. Quindi vado a prendere Sex Education, che ha rivoluzionato comunque un pochettino. Non so se in bene o in male, semplicemente, sinceramente. Peaky Blinders assolutamente contro Emily in Paris. Narcos contro Dark, il mio amore Dark. Lucifer contro The Crown, Lucifer, perché The Crown non l'ho vista. La Casa di Carta, quello schifo di spagnolo, contro Shadowhunters, Shadowhunters, anche se non ho visto nessuno delle due. The Vampire Diaries contro Friends. Ok, allora, The Vampire Diaries è davvero una bella, non avrei mai sperato di dirlo qualche anno fa, ma The Vampire Diaries è davvero una bella serie TV, la devo finire di vedere. Però Friends, ragazzi, Friends è la sitcom. Friends è la sitcom, con la L e la S maiuscola, non possono sceglierla. Orange is the New Black, che non so perché è arrivato lì. The Shameless contro Black Mirror. Un altro scontro tra titani. Shameless è la serie TV perfetta di quello genere, però Black Mirror ha completamente creato un nuovo genere. Cioè, proprio il confronto non ci sta. Shameless è il top di quel genere, ma Black Mirror ha creato un altro genere. Quindi Black Mirror. The Umbrella Academy contro Friends. Ecco, siamo arrivati con i pilastri portanti di qualsiasi cosa. A parte qua Teen Wolf contro Sex Education, non so perché sono arrivati qui entrambe. Tra Teen Wolf e Sex Education, quella che mi è piaciuta di più è stata Teen Wolf. Quindi scelgo in realtà Teen Wolf su Sex Education. Non mi sarei mai aspettato di dirlo, ma sì, Peaky Blinders assolutamente su Shadowhunters. Lucifer contro come cazzo ha fatto, come vendere Drogo Online e arrivare qua. Lucifer, va bene. Dahmer contro How I Met Your Mother. Completamente due serie TV diverse. Quale mi è piaciuta di più? How I Met Your Mother. Le risate fanno sempre più piacere. Hanno Pitani, che secondo me è sempre una bellissima serie drammatica e romantica. Però contro Dark vince Dark, assolutamente. Ed entriamo nel round of hate. Black Mirror contro Lucifer, Black Mirror. Dark contro Jesus Black, Dark. Peaky Blinder contro The Met Your Mother. Peaky Blinder, cioè, più siamo andati avanti con il round, più è diventato facile. Friends contro The Wolf, Friends, semifinali. Le due semifinali. Peaky Blinder contro Friends. Allora, Peaky Blinder è secondo me la perfezione delle serie TV storiche. Qualcosa di pazzesco. Friends è il culmine, il cardine di tutte le sitcom mai esistite. Quindi io direi che tra i due scelgo Friends, sì. E là c'è un altro scontro tra titani. La mia seconda e la mia terza serie TV preferita. Black Mirror contro Dark. Ragazzi, vince Black Mirror. E tra Black Mirror e Friends vince Black Mirror a mani basse. Questa qua è la mia lista. So che molti non potrebbero non essere d'accordo con me. Calcolate che avrebbe vinto Breaking Bad, assolutamente, però non volevo fare le cose tanto facili, anche se con Black Mirror comunque le cose sono state comunque facili, però va benissimo così. Fatemi sapere quello che aveste cambiato voi con un bel commento e soprattutto lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. E soprattutto anche iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante. Per oggi il video è finito, bella ragazzi.